Purtroppo i dati non sono confortanti, perché se all'occhio del critico due morti in più sembrano ben poca cosa, per noi sono tantissimi. Vuol dire aver perso quel trend positivo che avevamo avuto in questi anni, anche di fronte a un, diciamo, a un livello sanzionatorio bene o male in linea con gli anni trascorsi. Purtroppo la sua fazione sta diventando un effetto negativo sulla riduzione che speravamo. Rispetto all'anno precedente, nel 2015, i dati Istat sugli incidenti stradali in Campania non sono del tutto rassicuranti, perché a fronte di un lieve calo di sinistri si registra un aumento pari quasi all'1% del numero delle vittime. Il trend di dell'anno che presentiamo, del 2015, non è molto positivo dal punto di vista dei decessi, però non è una situazione che riguarda soltanto la Campania, ma è un trend negativo che interessa tutta l'Italia. In questo decennio, 2010-2020, siamo impegnati a incidere nell'abbattimento degli incidenti in cui sono coinvolte le fasce deboli della popolazione, quindi i giovani e anziani, e quindi stiamo focalizzando su queste fasce anche la nostra campagna di comunicazione. La sicurezza stradale è un tema su cui bisogna investire molto anche in termini di prevenzione a partire dalle scuole, ancor di più se si guarda alla nostra regione, che rispetto alla media nazionale è tra quelle in cui il calo di mortalità è stato inferiore. Negli ultimi 15 anni le vittime della strada sono diminuite del 34% in Campania contro il 52% del resto d'Italia. Ci sono inoltre costi sociali elevatissimi legati agli incidenti stradali, che nel 2015 sono stimati in circa 17 miliardi e mezzo per l'intero territorio nazionale e in poco più di 1 miliardo di euro in Campania. È tutta la società civile che si deve muovere. Noi lavoriamo anche molto con le scuole, ma con dei progetti che non sono soltanto quelli in cui noi diciamo quali sono le buone pratiche, ma facciamo fare direttamente ai ragazzi l'analisi dei dati che noi pubblichiamo. I dati sono stati oggetto di un seminario in sala giunta, al quale ha preso parte, tra gli altri, l'assessore comunale alla mobilità Mario Calabrese. Sono varie le iniziative che ha fatto il Comune in questi anni. Una di queste sicuramente è stata quella di aumentare, diciamo, la manutenzione degli interventi sulle strade. Voi sapete, diciamo, nelle cause di incidentalità comunque l'elemento più determinante è il guidatore, cioè le strade da sole entrano per un 3% nelle cause incidentalità. Stiamo facendo anche iniziative per diffondere, diciamo, i concetti di sicurezza stradale nelle scuole, ed inoltre con il PUMS abbiamo immaginato tutta una serie di azioni da mettere in campo, semaforo intelligente e quant'altro, per migliorare la sicurezza complessiva del sistema.